Bentornati gamers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey con la nostra fantastica Cassandra che ha vinto i giochi olimpici. È stato facilissimo e credo che la puntata sia durata anche abbastanza poco. E adesso dobbiamo andare da Mirin perché dobbiamo niente meno che accusare un re di tradimento, quindi nulla di più facile ovviamente. Andiamo, andiamo, forza. Prevedo qualche guaio, giusto qualche. Comunque siamo già belli vicini. Mamma! Sto arrivando per cacciarmi nei guai come sempre! Aspettami! Allora, di qua. Oppalala, oppalala. E zacchete! Madre? Dove sei, madre? Andiamo, andiamo. Ecco, ci siamo quasi. Oppala! Eccola qui, Mirin. Sono qui per affrontare Re. Sei pronta a riprendere la nostra terra? naturalmente, ma il mio scopo è deporre il re Fantoccio. Hai reso tua madre orgogliosa, Cassandra. Sei sicura di avere prove sufficienti per accusarlo? In realtà non mi ricordo più qual era il re Fantoccio, cioè, vabbè, comunque sì. 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 Raduno gli efori, ci Spero, vediamo nella spero. sala del trono. Va bene. Bello. Chi sono gli efori? Chi sono gli efori? Non ricordi? Beh, eri solo una bambina. I cinque efori vengono eletti dai cittadini spartani. Hanno potere persino sui re. Sono loro che devi convincere se vuoi salvare Sparta dal controllo della setta. Ci vediamo alla A sala del tra trono. poco. Quindi in pratica nel gioco decido io chi è il traditore. Adesso non mi ricordo chi era dei due. Mi sembra non il vecchio, ma quello tipo giovane che pensavo io che era. Che cosa stiamo aspettando? Mi dispiace per l'attesa. Hai convocato gli efori. Avrai ottenuto una grande vittoria per avere questa folla adorante. Sparta ha una vittoria olimpica, la Beozia è sotto controllo, beh, tutte e due, quindi non lo so. Ecco una corona per Sparta. Ho dovuto partecipare ai giochi e vincerli di persona. Molto bene. Che ne è stato di Testicle, il nostro campione? Ha avuto un incidente in mare prima di poter competere. I giochi hanno poca importanza. Che mi dici della Beozia? Io e Stentore abbiamo sconfitto le forze ateniesi. Non hai più niente da temere. Se non hai che buone notizie da condividere, perché hai convocato gli efori? Siamo qui per assistere a delle gravi accuse. Gravi accuse? Contro chi? E chi si ricorda adesso? Contro Pausania, contro Archida. Oddio, chi era dei due? Ragazzi, e chi si ricorda? Oh mamma mia, beh, al limite Ti ricarico. comporti come se non lo sapessi. Contro di te, Pausania. Sparta deve liberarsi di Pausania prima che sia troppo tardi. È un membro della setta di Cosmos e un traditore di Setta di Sparta. Cosmos? Di cosa stai parlando? È forse uno scherzo. Ho le prove, proprio qui. Le prove sono lì. Sapete che è colpevole. Questo non prova nulla. Gli efori devono essere convocati solo per questioni serie. Questa mancanza di prove è uno spreco del nostro tempo e una mancanza di rispetto verso i troni di Sparta. Che l'accusatrice venga punita come monito per tutti gli sconsiderati. Sono stata un cattivo esempio. Punite me al posto suo. Ti abbiamo concesso di dimostrare il tuo valore. Ti abbiamo invitato a tornare per un'udienza reale. Ed è così che ci ripaghi? Che ne pensi, Archidamo? Cassandra e Mirine degli Agiadi, maledico i vostri nomi! Possano i Cryptes darvi la caccia e gli Iloti strappare le carni dalle vostre ossa! Concordo, una saggia decisione. Peccato che stavolta tu non abbia una maschera o un mantello per salvarti. Tu eri lì, a Delfi. Madre,
Pausania si è rivelato prima che mi trascinassero fuori. Allora è lui il re fantoccio. Sarà meglio toglierlo di mezzo il prima possibile. Lo farò. Ci vediamo a casa quando avrai finito con lui. Con piacere. Ares ha scelto me per guidare gli Spartani alla gloria. Ne resterà uno solo. Perfetto, io direi di cercarlo e ucciderlo male. Quindi, fatemi vedere un po' qui nell'elenco dove compare. Questo si rivelerà più tardi, andando avanti con Odissea. E direi di andare. Poi, la missione principale è... Sì, trovo Pausania e assassinalo. Perfetto. Andiamo, andiamo. Pausania fa parte della setta di Cosmos. Dovrò ucciderlo con le mie mani. Quanti un cacciatore sulle tue taglie? Ragazzi, guardate i cacciatori di taglie. Ma li posso pagare, giusto per capirci? No, perché... sì, le posso fare. Le pago le taglie, scusate. 5. Fa niente, anche se mi sborsello. Ci sta. Ecco Pausania. Sì, dai, so dove sei. Perfetto. Direi di andare. Stiamo iniziando a uccidere i membri più importanti della setta, quelli più piccolini. Ci ho pensato io. Tra poco potrò potenziare la lancia, credo che manchi veramente poco. Anzi, diamo un'occhiata per la lancia. Allora, potenzia la lancia. 19, 20, sì. Siamo gli ultimi. Mancano gli ultimi e poi ci siamo. Pausania. Però ci vede la gente, non vorrei dire. Aspettate, seguiamolo un attimo con calma. Aspettate che magari si allontana un po' dalla gente. Aspettate. Ci guarda male. No, eccolo qua. Io aspetterei che si isoli un attimino proprio. Anche perché la gente in realtà attacca, eh. La gente attacca. Quindi aspettiamo che... Nuovo mercenario scoperto, perfetto. Pianino, pianino. Ragazzi, scusate, ci metterò un po', però voglio che si isoli almeno un minimo. Che non sia davanti a tutti. Sì, dai, adesso stando nel boschetto, quindi ci sta. Forza, vai avanti, vai nel boschetto. Sì, vai nel boschetto. Dai, ti attacco qui. Qui, ragazzi, qui. Poi magari ci vede lo stesso qualcuno, ma... è sempre meno che stare in mezzo alla gente. Forza! Direi di togliergli lo scudo, se riusciamo. Dov'è? No, mannaggia. No, mannaggia. Oppalala. Via lo scudo. Su, che non ti serve più. Eccoci. Mannaggia, mannaggia. Aspetta, quanto cavolo urla questo? Oppalalli. Bravo che ci aiuta anche. Oh, ci vogliono ammazzare, mi sa. Ma direi che facciamo presto, non preoccupatevi. Mannaggia, mannaggia. Non ci interessa, no, non mi interessa di voi. Voglio uccidere solo lui. Oppalalla. Mannaggia, mi tocca uccidere pure questo adesso. Devo andare pianino pianino. Pianino pianino. Ed eccolo qui. Perfetto, ci siamo, ci siamo. E fatto. Anche di peggio. Torno da Archidiamo. Archidamo, scusate. Allora. Archidamo, archiviamo il fatto, forza. Cassandra, eri stata condannata. Avrei dovuto procurarmi più prove prima di accusare Pausania. Ha tradito Sparta e i suoi cittadini. E ora dici di averne la certezza? Dov'è? Così può difendersi da queste accuse?
l'ho ucciso, se n'è andato. Che diciamo? Diciamo la verità. O no, non vorrei che ci ammazza pure a noi. Mi dispiacerebbe ammazzare lui, ma sì, ma diciamo la verità che ci sta. L'ho visto morire. L'hai ucciso? Sì. Ho le prove che era un membro della setta di Cosmos. Prove schiaccianti. Questa lettera è stata scritta e firmata da Pausania. Descrive i progressi della setta a Sparta. Cos'è questa setta di Cosmos? L'hai nominata più volte, come se dovessi conoscerla. È un'organizzazione segreta che ha un solo scopo: ottenere il potere. Sfrutta questa guerra per consolidare il suo dominio. Mi riesce difficile credere che Pausania abbia usato Sparta per tutto questo tempo. Abbiamo governato insieme per anni. Parlerò con gli Efori perché confermino le tue accuse. Ma se è vero, meriti di tornare a essere una cittadina di Sparta. E naturalmente la tua casa di famiglia verrà restituita. Grazie. Ancora una cosa. Sì? Se mai decidessi di governare Sparta, lascia almeno che ti affronti in battaglia. Governare non fa per me, mio re. Ecco fatto. È andata bene, è andata benissimo. Non c'è più. Che cosa? Qui c'era un teschio, un piccolo teschio di coniglio, la tua prima preda. E chi può averlo preso? Solo una persona può averlo fatto. Nicolao. Gli importa ancora di me, può averlo preso chiunque. Forse rivedermi gli ha ricordato questo posto. È successa la stessa cosa a me. Pare che io non fossi l'unica a desiderare di tornare. Spero di non disturbare. Brasida! Vieni! È un piacere rivedervi a casa vostra. È molto bello essere qui. Come mai non ti stai allenando? C'è qualche problema? Devo raggiungere Pilo il prima possibile. Magari potresti venire con me. Felice di essere d'aiuto. Troppo da fare a Sparta, no? Felice. Sarei felice di restituire il favore. Cosa ci attende a Pilo? La gloria. Gli ateniesi stanno respingendo gli spartani in questo momento. Sarebbe una sconfitta devastante per Sparta e non posso lasciare che accada. Pare che tu abbia perso fiducia nei guerrieri spartani. Sono più forti che mai. Ma stanno affrontando un potere che non possono immaginare. Vuoi dire Deimos? Sì, così dicono le voci. Una forza della natura nel corpo di un mortale che può fare a pezzi ogni soldato sulla sua strada. Se Deimos è a Pilo, dobbiamo fermarlo. Ti aspetterò alla nave, ma fai in fretta. Ogni attimo sprecato è un'altra vittima spartana. Alexios si trova a Pilo. Devi salvarlo, Cassandra. Salvarlo. Abbiamo di nuovo la nostra casa. Possiamo essere una famiglia. Non è troppo tardi. Eh sì, perché Deimos è Alexios. Salverò Deimos. Non posso prometterlo. È troppo tardi. No, lo salverò, lo salverò. Io voglio l'happy end. Lo salverò. A ogni costo. È importante, Cassandra. Potremmo non avere un'altra possibilità. Lo so. Dopo tutto questo tempo avrà compreso le vere intenzioni della setta. Non importa quello che dovrai fare, ma salva tuo fratello. Devi farlo. Non mi fermerà nulla. Brasida mi sta aspettando. Fa attenzione. Ok, la cosa si fa assolutamente interessante. Dobbiamo selezionare la missione ogni volta. La battaglia di Pilo, perfetto. Parla con l'ufficiale spartano. 3000 chilometri. Niente meno. Ok, siamo in Messenia. C'è un bel mare, devo dire. E stiamo andando a parlare con l'ufficiale. Adesso voglio vedere come salvare soprattutto il fratello, il fratellone. Alexius. Un bel problema. Andiamo. Ok, siamo pronti. Salve. Dov'è Brasida? Che cosa vuoi da lui? Non sono affari tuoi, è un amico. Combattiamo insieme. Un amico? Sì, è un amico di Sparta.
Ora portami da lui. Ferma! Ho l'ordine di stare di guardia e di attendere i rinforzi. Dovevano arrivare 2 sere fa. Eccomi qua! Non verranno. Beh, eccomi qua. Puoi smettere di aspettare. Eccomi qua. Tu? Gli ateniesi ci hanno messo alle strette. Non sarai più così arrogante quando li vedrai. Se mi unirò a voi, presto vedranno il traghettatore. Ah, ti do il benvenuto. Spero che la tua spada sia più affilata della tua lingua. Vieni, ti porto da Brasida. Molto bene. Siamo in mezzo alla guerra, ci sta. Allora, non vedo una ceppa di niente. Allora, magari colpiamole un po' così. Devo trovare i capi. Non si vede nulla, ragazzi. Molto bene, molto molto. Oh, là c'è il capo. È il boss. Salve boss. Magari togliamogli l'elmetto. Ecco, via. Oppala. Bella la guerra così, così. Senza vista. Ci sta. Ci sta. E il primo capo l'abbiamo fatto fuori. Secondo me poi incontreremo appunto Alexius. Se no che senso ha? Ovviamente incontreremo lui. Forza. Cosa fai? La piroetta. Sei della maggioretta. Ovviamente ragazzi, io della battaglia vi tengo il necessario. Però nel complesso. Via questo. Oppala là. Abbiamo un altro capitano a terra. Oppala. Forza. Dov'è il capo? Di solito c'è sempre un nuovo capo. Sta arrivando. Ah no, aspettate. Aspettate. Eccolo lì. Ma io come faccio adesso a... Ecco. Deimos! Questo scontro è tra te e me. Ed è uno scontro che tu non potrai mai vincere. Ma io non lo devo ammazzare, in teoria. Il suo sangue insozzerà le tue mani. Il suo, il tuo. Caspita, è fortissimo. Sei fuori di testa. Possiamo ancora fermarci. Basta. Noi non ci fermeremo. Io non voglio ucciderti, Alexios. Infatti. Ma ti fermerò. Il mio nome è Deimos. Adesso è un problema, in realtà. Oh no. Ha fatto quella mossa che da poco ha tutto. Ok. No, forse l'abbiamo bloccato. Guardate. Se andiamo avanti così, uno di noi morirà. E non è questo il punto. No, non è questo il punto. Io non ti voglio uccidere. Finalmente riuniti. Soltanto per separarti di nuovo. Hai fatto la tua scelta, resisti. Aia. Non so se ho fatto bene con resisti, ma spero di sì, immagino che... Non lo so. Vediamo che succede. Che ti è saltato in mente l'ultima volta? Forse cercare di salvarti? Non è stato così. Ti avevo detto di stare alla larga da me. Eppure eccoti qui. Quindi? Cosa? Sarò prigioniera finché non verrò uccisa?
L'idea è quella. O potrei anche venire lì e finirti in qualsiasi momento. Ma prima, dimmi quello che sai. Credevo che la tua setta ti avesse detto tutto. Sembri stare dalla loro parte, ma loro non stanno dalla tua. Credi che io sia una semplice pedina? Allora dimostramelo. Dimmi perché sto dalla parte sbagliata, convincimi, ti sfido. Che cosa vuoi sapere? Tutto quello che dici essere il vero. Ma dopo ti ucciderò. Perché quella notte fui abbandonato sulla montagna? Ok, penso di dover dare le risposte giuste. Per la profezia, non ti abbandonammo, fu colpa della setta. Ragazzi, ho un po' di paura di sbagliare, però vediamo un attimo. Chiedi alla gente che mi vuole morta e che ti considera un dio. Osi insultare le persone che non mi hanno lasciato morire. Ma furono loro a mandarti su quella rupe. Io porto loro vittorie. Getterebbero via il loro campione? Malaka! Ok, sei l'arma della setta. La setta ti sta usando. La setta sapeva di perdere. È l'arma della setta, lo sta usando, ti direi. Ti stanno usando. Non saresti con me se sapessi con certezza che ti hanno detto la verità. La verità è che se volessero un semplice soldato ne avrebbero migliaia tra cui scegliere, ma vogliono me e me soltanto. Perché sei più forte. La setta vuole dominare il mondo, la setta vuole distruggere la nostra famiglia, la setta si libererà di te. Proviamo a puntare sulla famiglia. Vogliono la fine della nostra famiglia, di tutti noi. Vogliono che scompariamo. Allora spiegami perché sono ancora qui. Ti hanno preso da giovane, ti hanno plasmato a loro vantaggio. Hanno creato una macchina. A loro non importa nulla di noi. Deimos, ti stavamo cercando e sei qui, nelle fogne. Ho sentito delle grida. Non è niente. Vai! Ora! Questa non è una tua responsabilità. Io non sono una tua pedina. E tu non sei il mio padrone. Certo, campione. Una mancanza di tatto che non si ripeterà. Ricorda che è colpa tua se sei lì dentro. A me non sembra proprio. Devi capire che tutto questo è per Atene, Cassandra. Pericle avrebbe impoverito l'intera città. I cittadini vivevano nello squallore. Per questo l'hai fatto uccidere. Per trovare il tuo orlo perfetto, bisogna rompere qualche uovo. Non era la persona giusta per noi. Nemmeno tu lo sei. Uccidere i tuoi avversari dimostra che genere di guida tu sia. Oh, ma questo è solo l'inizio. Se solo tu potessi assistere al mio piano. Vieni nella cella. Sei qui per uccidermi, no? Vediamo che succede. Per mia fortuna ho altri incendi da estinguere. Ho sentito parlare di rivolte. Di già, non c'è voluto molto. Ma ho un piano. Non potranno rivoltarsi da morti. Non vedo come tu possa affrontare dei ribelli se ti rifiuti di combattere con una sola persona. L'atto stesso è fuori dal mio controllo. La votazione è avvenuta. Che ti ho detto? Il popolo mi ha dato la sua benedizione. Io uso il loro potere. Questa non è democrazia. Il popolo ha scelto il suo destino, Cassandra. Ha scelto me. Sei un bastardo, Cleone. Non agisco da solo. Il popolo di Atene ha parlato senza che io alzassi un dito. È così che si affrontano le ribellioni. Non sanno in cosa si stanno cacciando. Mi hai aiutato ad Atene, persino volontariamente, se solo tu fossi più simile a tuo fratello. Peccato. La setta ha vinto, Cassandra. Ora devo occuparmi della nave diretta a Mitilene. I suoi passeggeri avranno un brusco risveglio. Mannaggia, allora. Oppalala!
Questo gli diamo 4 colpi così. E cioè, voglio dire, hanno resistito di più. Questi stanno resistendo che non quelli dell'Olimpiadi. Ma voglio dire, oh, che bel bug. Ok, oggetti missione, perfetto. Carica! Per la potenza di tutti gli dèi! Socrate! Già fatto! Ah, che tempismo! Interessante. Forse la morte potrebbe essere la migliore benedizione dopo tutto. Beh, in questo caso, bravo Socrate. Ah, beh, ci avete provato. È il pensiero che conta. Grazie agli dèi sei viva, Cassandra. Se queste guardie non sono le ultime, ne arriveranno altre. Dobbiamo andarcene in fretta. Aspetta, dobbiamo parlare di Cleone. Socrate ha tenuto d'occhio quel bastardo. Conosciamo le sue intenzioni. Presto, la sua attrezzatura, Barnaba. Esatto. Ti voglio le mie cose. Vieni, Barnaba. Cassandra, vediamoci a casa di Pericle. Lì parleremo di quello che sappiamo. Il Partenone è costruito su decine di cadaveri. Dobbiamo uccidere lui, ma per adesso non lo possiamo fare. Eccolo qua. Questo chissà quando lo becchiamo. Membro non scoperto, però dobbiamo andare avanti con l'Odissea, quindi vedremo. E niente ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua. Abbiamo fatto un bel po' di cosine e forse siamo riusciti, quante taglie sulla testa, siamo riusciti a insomma far rinsavire abbastanza, wow, livello 60, nostro fratello Alexios. Ci sta ragazzi, ci sta. Direi anche di scappare prima di salutarci, perché visto che tanto siamo, ecco, in ballo balliamo. Allora io direi anche di pagare le taglie. Sto spendendo soldi solo e soltanto per le taglie praticamente. Oh, va bene, soldi ne ho, quindi ci può stare. Prendo un po' di roba qua e mi butto giù di qui. Perfetto. Parla con Socrate. Caspita, ho sempre due taglie sulla testa. Forse due non le posso eliminare. Si vede. Comunque, wow, è lì, è lì. Vado da nascondermi. Comunque ragazzi, io mi nascondo. E lui si avvicina. La cosa non mi piace. Ma non posso pagare anche queste taglie qui? No. No, no, infatti non sono pagabili queste taglie. Va bene ragazzi, io direi che ci... Ok ragazzi, cercherò di eludere questi mercenari, perché tanto se li uccido ne compaiono altri, quindi non è che serva molto ucciderli, a parte per prendere l'armatura, ma ho già la mia che è strabuona e direi che va bene così. Quindi ragazzi, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!